Omone de panza! Siamo qui con i Quarta Aumentata. Il 26 giugno scorso è uscito il loro nuovo disco, Sirene Naviganti, settimo disco che racconta di un viaggio evocativo, come dice lo stesso nome. Che musica ascolteremo? Ascolteremo la musica che dei Quarta Aumentata, che è stata proposta fin dal primo disco come idea, come progetto. Naturalmente il progetto, strada facendo, si è contaminato sempre di più. Infatti in questo disco abbiamo degli ospiti, dei musicisti che suonano normalmente, suonano jazz. Noi suoniamo anche musica etnica, quindi questa contaminazione è alla base di questo lavoro musicale. Invece, dal punto di vista dei testi, che novità ci sono? Di che cosa parlate? Ma è novità, noi raccontiamo il Mediterraneo, quello che è stato e quello che è oggi, quindi è una sorta di parallelo tra passato e presente, dei fatti che sono succede, delle leggende, dei fatti attuali, dell'accoglienza, di quello che sta succedendo oggi sulle nostre coste, nella nostra Calabria, colorato tra l'altro anche dalle diverse lingue utilizzate all'interno del CD. C'è il portoghese, il francese, l'africano, oltre al dialetto, anche l'inglese. E quindi le nostre storie raccontate in diverse lingue, quindi anche con diversi colori di etnie. Insomma. In questo disco si è parlato di importanti collaborazioni. Eh sì, effettivamente ci sono degli ospiti molto importanti, sia come cantante che come musicista. In primis Ivana Spagna, che canta all'interno di un brano, si intitola Lady Camphora, canta una parte in inglese. Tra l'altro lei non cantava in inglese da tantissimo tempo, adesso è uscita anche lei con un disco tutto in inglese. Poi c'è Margherita Guerrero, che è una cantante di fado, che canta in portoghese, Francesca Touré, che canta in africano, in francese e in dialetto anche. E poi ci sono musicisti molto importanti sia nel campo jazzistico, Dado Moroni, poi c'è Eric Daniel, sassofonista conosciuto anche perché ha suonato con Zucchero, ha suonato con i più grandi musicisti sia italiani che stranieri, e Michele Ascolese, il chitarrista di De André, Saule, che è una violinista lituana molto brava, ultimamente era in Rai in un programma come primo violino, Olan Cesari, un altro violinista molto bravo, che altro c'è? Mi pare che come musicista li ho detti tutti, quindi ognuno ha dato il proprio contributo per quello che è il proprio stile, quindi da jazzista al pop, che Eric Daniel, violinista, quindi abbiamo dato largo spazio anche nell'espressione di chi ha partecipato nel disco. A proposito di Mediterraneo, i Quarta Aumentata in autunno saranno in tournée, pensate un po', in America, addirittura a Broadway, proprio per partecipare a questo festival, che però è una cosa che si svolgerà in teatro. Quindi Quarta Aumentata e teatro, Mediterranean Voices. Come vi state preparando all'evento? Allora, l'anno scorso già abbiamo fatto un po' di prove con queste persone, con questo gruppo di artisti. Tra l'altro nell'entourage organizzativo c'è anche Joe Church, che è uno dei produttori del Re Leone. Quindi per noi diciamo è un bellissimo appuntamento, più che altro anche come confronto, no? Mettere a confronto la nostra musica con alcune persone molto importanti che vivono dall'altra parte del mondo, per capire se c'è diciamo una conformità a tutta la nostra musica. Quindi ci stiamo preparando in modo molto entusiasticamente, diciamo così, dal punto di vista musicale, perché pensiamo che sia una bellissima esperienza confrontarci con un mondo anche vicino, perché molti di noi amano il funky, amano la black music, amano il blues, e quindi è anche un modo per entrare
in questo mondo, col nostro mondo, col Mediterraneo. E alle spalle di Quarta Aumentata un'importante casa discografica, la Sony. Sì, che poi tra l'altro è successo tutto così in fretta, in un mese e mezzo, da quando abbiamo finito il master, il giorno dopo che il master è stato completato, il nostro manager ha fatto ascoltare il prodotto, non totalmente, alcuni brani, 5-6 brani, alla Sony, e la Sony ha sposato subito il progetto. Tra l'altro unico progetto di musica etnica, Ethno World, all'interno della Sony, quindi ci credono in questa tendenza, in questo nostro progetto, l'hanno subito sposato, già in distribuzione appunto, curato dalla Sony, probabilmente si parla anche di una distribuzione anche in America, quindi per noi è motivo di grande orgoglio e di speranza anche, quindi va bene così, insomma. Musica a 360 gradi per i Quarta Aumentata, abbiamo sentito della tournée in teatro, abbiamo parlato del nuovo disco, ma non manca neanche il cinema, perché i Quarta Aumentata fanno parte della colonna sonora con una loro canzone del film Aspromonte. Sì, musica e arte sposa tutta l'arte in genere, quindi anche il cinema. Abbiamo avuto questa occasione di presentare questo brano, che è un brano di Peppe Voltarelli, all'interno di questo film che si chiama Aspromonte, un film di Eric Crassan, credo sia il cognome, non so, scusate la pronuncia, è un film con Franco Nero, e quindi è stato bello, Neri scusate, è stata bella anche questa esperienza, perché abbiamo fatto queste riprese durante un concerto a Gerace, speriamo che e abbia insomma un discreto successo. Sappiamo che in teoria dovrebbe uscire il prossimo autunno, speriamo bene. Dulcis in fundo, i fan vogliono sapere quando vi vedranno in Calabria e a Reggio in particolare. A Reggio saremo il 21, nel quartiere Condera. Quindi vi invitiamo a venire a sentirci, ci sono tantissimi amici che ci seguono, quindi 21 luglio, quindi l'invito è diretto a voi amici, sappiamo che verrete a sentirci e ascolterete tra l'altro il nostro ultimo lavoro, Sirene Naviganti. Vi aspettiamo.